sopralluoghi a Gubbio, in chiese e scuole per verificare i danni legati allo sciame sismico che sta investendo il nord dell'Umbria. Conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio regionale Eros Brega e dei componenti dell'ufficio di presidenza. Inaugurata a Palazzo della Penna la mostra Perugia in cammino, storie che fanno la storia. Con il pareggio di ieri a Frosinone, il Perugia si laurea campione d'inverno. Benvenuti da TEF Channel News. Sono cominciati a Gubbio i sopralluoghi in chiese e scuole per verificare i danni legati allo sciame sismico che sta investendo il nord dell'Umbria. Sentiamo i dettagli da Paola Costantini. A Gubbio la comprensibile paura del terremoto. Dopo la scossa di ieri mattina alle 11.06 di magnitudo 4 e le altre a partire della notte tra sabato e domenica, quelle della notte appena trascorsa, la popolazione è in allerta. In realtà la terra trema da circa 4 mesi e non è proprio possibile farci l'abitudine. La scossa di ieri mattina è stata avvertita da Città di Castello a Perugia. Da una prima ricognizione non si sono verificate situazioni critiche e nemmeno danni ai monumenti e agli edifici storici della città. È iniziata ora la ricognizione dei luoghi di culto in prossimità delle celebrazioni liturgiche natalizie. Oltre 30 le chiese che saranno controllate. Ieri sera è stato vietato un concerto all'interno della chiesa di San Domenico San Martino, che prevedeva la presenza di circa 500 persone, che è stato ospitato in un'altra struttura. Sempre nella giornata di domenica sono stati effettuati sopralluoghi dal personale tecnico del comune di Gubbio insieme ai tecnici di regione, provincia e soprintendenza nelle strutture sportive a partire da quelle che ospitavano competizioni. In generale, come dichiara Sonia Cappannelli del Servizio Ambiente e Protezione Civile del comune di Gubbio, al momento, a parte qualche microlesione, non si registrano danni. Abbiamo in collegamento telefonico padre Martino Siciliani, direttore dell'osservatorio sismico Andrea Bina di Perugia. Benvenuto a TEF Channel News, sono Elena Ballarani, buongiorno. Buongiorno e auguri a tutti. Buongiorno. Allora, cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi giorni? Praticamente l'attività sismica di quella zona che è stata coinvolta, soprattutto la zona di Mocaiana, ha avuto un andamento non del tutto normale, consueto, vale a dire non ci sono state come al solito scosse premonitrici, scossa principale e poi repliche sempre in diminuzione. Questa volta diciamo così, è stato un po' disordinato, confuso l'evoluzione del periodo sismico. Tuttavia a questo punto abbiamo un andamento abbastanza confortevole, perché ci sono questi elementi, diciamo così, di poco pericolo. Il primo è che tutta la struttura, la fascia sismotettonica va dai 5 ai 10 km e dall'inizio finora è stata sempre quella, quindi non si sono attivate altre strutture. Secondo, come di solito succede. Come? Di solito invece succede il contrario. E quando c'è un rischio grosso succede il contrario, sì. Poi inoltre diciamo così si è allontanato da Gubbio, diciamo i lipocentri sono un po' più lontani, in linea d'aria sono 8,5 km, sempre nella zona di Mocchiano ma un pochino più verso i monti, e questo è un altro elemento positivo. Il terzo elemento positivo è che attualmente l'evoluzione diciamo così è normale dopo quello di 4.0, che è stato più forte del precedente, e ci sono state diciamo, altre scosse, ma attualmente ci sono scosse diciamo, non molto frequenti, ce n'è stata una stamattina piccolina, non so se l'hanno avvertita, ma non credo, e ce n'è qualcun'altra ancora, quindi diciamo così, sembra che la struttura si stia assestando, sia la quantità di energia che viene emanata sia in esaurimento. Veramente questo è ciò che noi vediamo attualmente.
Sarà senza dubbio anche fonte di studio l'evento sismico di questa volta, considerando sì. anche le sue caratteristiche così diverse da come siamo abituati in Umbria. Sì, in effetti sì, è oggetto di studio, già credo che sia venuto qualcuno dell'Istituto Nazionale di Geofisica lì in zona, e comunque noi anche siamo molto attenti, valutiamo, per esempio ho richiamato un mio collaboratore da Ascoli Piceno perché vogliamo fare una ricerca un po' particolare sul posto e quindi certamente è oggetto di studio. Se non c'è un'evoluzione, diciamo così, più pericolosa, anzi secondo me il contrario, se ciò avviene, diciamo, non ogni male viene per nuocere perché ci permetterà di approfondire di più gli studi, le ricerche di sismologia. Bene, grazie. Allora Padre Martino Siciliani, direttore dell'Osservatorio Sismico Andrea Bina di Perugia. E andiamo avanti con il nostro notiziario perché questa mattina è stata la volta della conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio regionale dell'Umbria, Eros Brega. È la razionalizzazione della spesa il primo dato che compare nel resoconto annuale del Consiglio regionale della Regione dell'Umbria, che nel bilancio di previsione 2014 opera un taglio del 3,60% rispetto al 2013, 20.529.972 contro i 21.291.703 dell'anno che si sta per concludere. Gli interventi di riduzione della spesa più significativi sono stati un meno 2,5% per le indennità e i rimborsi dei consiglieri, meno 13,32% per il funzionamento della struttura, meno 0,11% pressoché invariata la spesa per il personale del consiglio, mentre per convegni e consulenze è stata confermata la spesa sulla quale era già stato operato il taglio dell'80% stabilito dal decreto 78 del 2010. Per il 2014 prevediamo un ulteriore taglio del 4,2%, ma come ho detto in conferenza stampa non si possono tagliare, dovremmo iniziare un confronto sulla produttività. Vorrei che da oggi in poi ci si facesse una valutazione, si facessero non solo su quanto si è tagliato ma su cosa si è prodotto, perché penso che oggi le persone preferiscono valutare l'operatività e la produttività di un'assemblea legislativa e non solo parlare di quello che sono i costi. I costi si giustificano se le persone lavorano, se noi produciamo a fuori degli Umbri sicuramente i costi saranno giustificati. 32 sono state le sedute d'aula del Consiglio nel 2013 con 27 disegni e proposte di legge approvate su 35 presentati. Sono state presentate anche due proposte di legge statutaria ancora in discussione in commissione. Tra le leggi approvate, il 2013 è stato l'anno del varo delle norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni e dell'approvazione, tra le altre, della disciplina del sistema regionale di istruzione e formazione professionale. Elena Ballarani, TEF Channel News, Perugia. E nel nostro spazio dell'opinione abbiamo sentito Andrea Lignani Marchesani, vicepresidente del Consiglio regionale dell'Umbria e membro dell'opposizione. Restando che i ruoli di maggioranza e opposizione rimangono distinti e distanti, bisogna comunque cooperare insieme per cercare di ridare dignità, che non l'ha mai persa, ma sicuramente ha avuto dei momenti difficili a tutta l'istituzione regionale, ma al tempo stesso ruolo l'Assemblea legislativa. Per farlo ci vuole forse più volontà da parte della maggioranza che da parte dell'opposizione. Abbiamo avuto delle difficoltà durante l'anno per quanto riguarda la funzione di indirizzo e controllo, per quanto concerne gli stipendi dei manager, per esempio. Dobbiamo quindi cercare di arrivare a posizioni condivise che diano la possibilità all'Assemblea di essere protagonista, a cominciare dai fondi europei che negli anni futuri saranno qualcosa di estremamente strategico per la Regione perché saranno dei congrui ammortizzatori sociali. Quindi l'Assemblea legislativa, come in altre Regioni, deve poter dire la sua dal punto di vista preventivo. Inoltre, e concludo, bisogna ragionare su una legge elettorale che non può non tener conto di quella che è stata la sentenza della Corte Costituzionale per quanto concerne il Parlamento. Quindi basta con i nominati, basta con i listini, ma anche
basta con un premio di maggioranza del 65% che, unico in Italia, è spropositato e non serve a garantire governabilità, ma serve esclusivamente ad allargare le poltrone. Quindi su questo dobbiamo operare, ripeto, da un punto di vista istituzionale e non di parte. Da ultimo, il presidente Brega ha espresso l'auspicio di un collegio unico regionale. Per quanto mi riguarda, è auspicabile anche da parte di parte dell'opposizione, non posso parlare a nome di tutti, perché una regione che deve andare da Autricoli a San Giustino, da Gualdo Tadina a Castiglion del Lago, se vuole cercare in qualche modo di sopravvivere alle sfide del futuro. E a Perugia si è svolto un incontro con l'onorevole Adriana Galgano di Scelta Civica. Marcello Migliosi. Scenari nazionali ed europei, ma anche le esperienze civiche sul territorio umbro e il cammino verso le prossime amministrative che riguarderanno molti comuni umbri nel 2014. Sono stati questi i temi della mattinata di lavoro del gruppo perugino dell'Associazione Scelta Civica. Iscritti e simpatizzanti hanno incontrato l'onorevole Adriana Galgano, eletta alla Camera dei Deputati nel febbraio scorso in Umbria. Dall'insediamento del nuovo Parlamento ad oggi molte cose sono cambiate nel panorama politico italiano e l'onorevole Galgano ha aggiornato i presenti sul lavoro che lei ha compiuto per il territorio. Costante impegno a favore delle acciaierie ternane, tra speculazioni finanziarie, sovrapproduzione e legislazione antitrust da modificare, vertenza della SGL Carbon di Narni, accorpamento degli uffici giudiziari umbri, fondi necessari per completare la ricostruzione post-terremoto di Marciano, mantenimento della facoltà di economia internazionale del turismo di Assisi, degrado del trasporto ferroviario in Umbria. Questi alcuni dei più importanti temi portati in Parlamento dalla rappresentante umbra di Scelta Civica. Nell'ampio dibattito che si è sviluppato sono stati molti temi sul tappeto, a cominciare da cosa sta accadendo sul territorio regionale, dove le più concrete e interessanti esperienze di riformismo e progettualità nel segno del cambiamento trovano origine e sviluppo proprio in settori di impegno civico, spesso legato ai gruppi che sostengono Scelta Civica. Terza pagina, il Jazz Club Perugia ha scelto di fare i propri auguri di Natale al pubblico con il concerto gospel degli Harlem Gospel Choir, uno dei più grandi cori gospel degli Stati Uniti d'America, che si è esibito al Joe Jazz Area nell'ambito del cartellone del Jazz Club. La corale ha presentato brani di Stevie Wonder, Superstition, Ribbon in the Sky, For Once My Life, Overjoyed, Do I Do, ma tanto altro ancora della grande artista del Michigan. La loro, la vedete nelle immagini, è stata un'esibizione di gospel contemporaneo con un tocco di jazz e blues. The Harlem Gospel Choir è sinonimo di potenza vocale, suono glorioso ed energia contagiosa. Incarna lo spirito evangelico americano. Il prossimo appuntamento è programmato dopo le vacanze di Natale, giovedì 16 gennaio 2014 alle 21.30 all'interno della seconda location scelta quest'anno per la stagione del Jazz Club. Si tratta dell'Oratorio Santa Cecilia di Perugia, dove suonerà Matt Renzi Trio. Ci spostiamo invece a Palazzo della Penna, dove è stata inaugurata la mostra Perugia in cammino, storie che fanno la storia. Quasi 400 oggetti tra foto, audio, video e tanto altro ancora tratti dall'archivio della memoria condivisa. Pianigiani. Globalizzazione sempre più invadente, con la dispersione progressiva di identità territoriali, linguistiche o culturali, basti pensare agli antichi mestieri ormai del tutto scomparsi, lascia ben sperare per un futuro meno appiattito, almeno dal punto di vista della memoria storica, la pronta e massiccia adesione dei perugini alla richiesta di fornire tracce significative, a partire da quelle fotografiche, del passato della città, ancora conservate negli archivi familiari o aziendali. Dalla grande mole di materiale documentario raccolto è scaturita la mostra di Palazzo Penna, Perugia in cammino, storie che fanno la storia, promossa dall'assessorato alla cultura del comune.
che consente di ripercorrere un suggestivo itinerario della memoria, almeno in parte ancora vivo. Merito del curatore Alberto Mori, coadiuvato da Luigi Petruzzellis, quello di essere riuscito a far emergere i profondi cambiamenti avvenuti a Perugia a partire dalla seconda metà dell'Ottocento fino ad oggi, utilizzando al meglio, dagli oltre 20.000 pezzi pervenuti, immagini, registrazioni audio e video, oggetti, riproduzioni di quotidiani e circa 1.500 documenti originali dell'Associazione Vermiglioli Filatelico e Numismatica. La mostra Perugia in cammino a Palazzo della Penna resterà aperta fino al 6 aprile 2014. E ha fatto tappa anche a Perugia la mostra itinerante Mosaico di Pace, realizzata dalle ambasciate della Repubblica dell'Iraq presso la Santa Sede. Si rafforza ad ogni appuntamento espositivo il messaggio ispirato alla fratellanza fra popoli diversi, anche in conflitto fra loro, attraverso il linguaggio dell'arte. Così anche la seconda tappa del progetto Mosaico di Pace, mostra itinerante a cui partecipano artisti internazionali, che si è conclusa a Perugia, presso il complesso monumentale di San Pietro, ha visto fianco a fianco esponenti medio orientali, fra cui l'ambasciatore iracheno presso la Repubblica Italiana, ed artisti di vari paesi, unite dallo spirito che unisce all'insegna della pace fra i popoli. Hanno aderito infatti pittori, scultori, costumisti e stilisti dell'Iraq, della Siria, della Lituania e dell'Italia. Lo scopo di Mosaico di Pace appunto è quello della condivisione e della fratellanza tra i popoli e tra le civiltà e le religioni diverse, in un ambito che lega tutte le persone, che è l'ambito della visione, l'ambito dell'arte, dove non servono le parole ma bastano i colori, bastano i pennelli e lo spirito dell'animo che unisce appunto popolazioni di diverse etnie, diversi linguaggi e diverse estrazioni sociali. Se la prossima tappa di Mosaico di Pace è già fissata alla Rocca Flè di Gualdo Tadino, a partire dal 16 febbraio prossimo, con la partecipazione, oltre a pittori e scultori, di vetrai, ceramisti, scenografi, il direttore artistico punta all'obiettivo finale, un traguardo particolarmente ambizioso. Copriremo tutta l'Umbria fino ad arrivare all'estero. Abbiamo già delle tappe estere prefissate che potrebbero essere la Lituania, l'Inghilterra, il Belgio per poi finire il percorso di Mosaico di Pace in data imprecisata a Sarajevo, da dove è partito tutto attraverso questo quadro che rappresenta il violoncellista di Sarajevo. Un'icona per la pace, un personaggio che attraverso la musica, andando a suonare sotto i bombardamenti, ha potuto fare una protesta pacifica contro la guerra, rischiando la propria vita. Pagina sportiva, apriamo con il Perugia che con il pareggio di ieri a Frosinone si laurea campione d'inverno. Sentiamo Paola Costantini. Il Perugia è campione d'inverno. La partita contro il Frosinone finita 1-1 certifica il primato del Grifo, che alla fine del girone di andata è prima quota 32. I biancorossi mantengono così le due lunghezze di vantaggio proprio sulla squadra allenata da Stellone, che in solitaria occupa la seconda posizione in classifica. La fine dell'anno 2013 porta anche un altro regalo, la sconfitta casalinga del Catanzaro contro l'Aquila, che si deve fermare a quota 28, terzo in graduatoria. Gli Umbri sono bravi a ribaltare una situazione che si mette subito in salita. Al secondo minuto del primo tempo al Matusa sono già in vantaggio i padroni di casa, grazie al gol realizzato dall'ex Ciofani. Nel Perugia si rende necessario il cambio per Massoni, che subisce una testata. Ma gli ospiti non si fanno abbattere, anzi, il Grifo spinge e crea gioco. Al 22esimo Mazzeo sulla destra mette a terra il pallone sull'apertura di Eusepi e con un pallonetto a scendere sul secondo palo insacca per il meritato pareggio. Al 35esimo i ciociari rimangono in 10 e la squadra guidata da Camplone prova a spingere sull'acceleratore ma spreca. Il Frosinone ci prova al 26esimo del secondo tempo con una punizione dal limite deviata da Koprivets. Dall'altra parte almeno 6 le incursioni dei grifoni, ma nessuna che trovi lo specchio della porta. Finisce 1-1, va bene così, la vetta resta biancorossa.
E nell'ultima giornata del girone di andata il Gubbio pareggia in casa contro il Pontedera per 2-2. Piani Gianni. Al Barbetti di Gubbio è andata in scena ieri un'esibizione non impeccabile della squadra di casa, ma alla fine la rabbia agonistica dei ragazzi di Mister Bucchi in inferiorità numerica ha evitato una sconfitta casalinga contro il Pontedera che avrebbe avuto esiti devastanti negli assetti tecnici. I toscani dettano legge nel primo tempo, ma passano soltanto nei minuti di recupero, grazie a una prodezza di Grassi, un sinistro al volo da antologia del calcio. Da notare che poco prima il Gubbio era rimasto in 10 per l'espulsione di Boisfer per somma di ammonizioni. Secondo tempo ancora di marca toscana, con il palo di Regoli e il raddoppio di Grassi al 12° che trasforma un rigore concesso per fallo di mano di Laezza. Quando sembrava ormai che sul Barbetti fosse sceso il gelo del KO, il Gubbio si rianima. Prima colpisce la traversa su punizione, poi al 38° accorcia le distanze con Luparini su assist di Longobardi. Finale in pressing dei rossoblù che al 50° coronano gli sforzi con il guizzo vincente di Longobardi per il 2-2 che sancisce la rimonta tutta di cuore dei padroni di casa. Sorride invece la squadra del Castelrigone che sale a 4 vittorie consecutive e il 5° posto in classifica. Inarrestabile il Castelrigone del patron Cucinelli che sembra proprio aver imboccato la strada giusta. I ragazzi di Mister Fusi espugnano anche il campo del Sorrento e tornano a casa dalla trasferta campana con la 4ª vittoria consecutiva e il 5° posto in classifica. Il gol partita porta la firma di Marco Agostinelli nel secondo tempo. Una rete facile a porta sguarnita dopo un rimpallo con Imparato. Nel corso del match il Castelrigone si dimostra una squadra ordinata, tiene il baricentro basso e non fa male, ma non rischia quasi mai. Per i padroni di casa una delle poche azioni degne di nota è solo la reazione nell'ultimo quarto d'ora dopo lo svantaggio. Qualche mischia, un paio di buone conclusioni ed un miracolo di Francese su Coppola e nulla di più concreto. Castelrigone invece molto solido nel pacchetto arretrato, conferma un trend in miglioramento nella difesa come dimostrano anche i numeri, 0 gol subiti nelle ultime 2 gare. E ora pausa natalizia per la squadra che tornerà in campo sabato 4 gennaio per la prima giornata di ritorno in casa contro il Chieti. Di TEF Channel News, io vi ringrazio per averci seguito e a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Meteo.it, previsioni per lunedì 23 dicembre 2013. Cieli in prevalenza nuvolosi su gran parte delle regioni con occasionali piogge localizzate su alcune regioni. Vediamo il nostro dettaglio grafico. Al nord cieli nuvolosi con foschie o nebbie e questo per buona parte del giorno. Piogge deboli in Liguria che poi si portano anche sul Piemonte e gran parte della Lombardia verso la sera e in nottata. Piovigine sparsa altrove, sole e sulle Alpi. Al centro cieli poco parzialmente nuvolosi e questo su tutte le regioni con dei passaggi di nubi anche compatti, ma innocui. Nelle regioni meridionali cieli della Sicilia e della Calabria saranno coperti da nubi intense ma che non produrranno, vedete, alcun tipo di fenomeno, poco parzialmente nuvoloso sul resto delle regioni. I venti soffiano tutti debolmente, ancora orientali sul basso Tirreno e Ionio, variabili altrove. Vediamo anche il nostro dettaglio per quanto riguarda la neve, minime sempre positive al nord con 2-9 gradi, 1-7 gradi al centro e fino a 10-12 gradi al sud. Di giorno non ci saranno particolari variazioni, 4-10 gradi raggiunti al nord, fino a 12 gradi al centro e 7-14 gradi al sud, ma anche 17-18 gradi sulle isole maggiori. Carissimi, la previsione termina qui. Andate in